nome della Fondazione Onniso vi do il benvenuto a questa giornata che vi ringrazio di condividerla perché rappresenta per noi una finestra spalancata sul futuro della nostra fondazione. Il futuro di Torazzetta veramente è cominciato negli anni 50, quando molte studentesse che avevano qualche problemino venivano qui d'estate, qui a Torazzetta per rinfrancarsi e magari venivano anche i loro familiari. È stata a tutti gli effetti una famiglia aperta e questo evoca immediatamente un parallelismo con la scuola aperta che proprio negli stessi anni Don Milani realizzava a Barbiano. Purtroppo Don Niso ci ha lasciato un po' presto, nel 73 con un incidente d'auto ha perso la vita, ma le sorelle della fondazione che sono ancora rappresentate qui da tre persone che stanno ancora lottando, non si sono arrese, hanno stretto i denti e sono riusciti con una determinazione cristiana che ha dell'incredibile a far conoscere e apprezzare Torazzetta proprio come centro di spiritualità, come centro anche di cultura, ben oltre i confini oltrepadani. Nel frattempo però la casa di Piacenza, chiaramente con l'avvento del consumismo e della motorizzazione di massa, perde un po' del suo significato, diventa una realtà anche fisicamente più piccola, ma non per questo meno importante. Cambia anche sede, diventa la nuova famiglia studentesca di Don Niso, diventa la casetta di Via Zoni, dove oggi la Caritas ospita ancora gruppi di studenti per avviarli a esperienze di vita comunitaria. Torazzetta però mantiene sempre la sua centralità, con il suo forte legame al mondo scolastico, e proprio qui, in questo piazzale, nel 2005 c'è stata una cerimonia importante per benedire la prima pietra di una scuola, di un edificio scolastico che è stato realizzato in togo, naturalmente a nome di Don Niso. In quell'occasione un amico di famiglia, dotato di molto cume ma anche di una grandissima innata sensibilità, mi ha fatto capire che senza trascurare l'Africa era necessario non distogliere mai gli occhi da Torazzetta, soprattutto raccordandola con il mondo studentesco piacentino. Quell'amico era l'ingegnere Riccardo Colombo, che purtroppo ci ha fatto lo scherzo come Don Niso di lasciarci troppo presto, ma la sua famiglia non ci ha abbandonato, assolutamente. E se oggi noi siamo qui a parlare del nostro progetto OSI, bisogna ricordare che questo progetto OSI è una filiazione di un più grande progetto, che è Non Uno di Meno, realizzato a Como dalla Fondazione Comunitaria Provinciale Comasca, del quale è presidente il dottor Giacomo Castiglioni, che è cognato dell'ingegner Colombo. Io prego quindi il signor Daniele a coprire la targa. Grazie. Devi tirare via quel trappolino. Dai. Ecco, sempre grazie a questi nostri angeli custodi comaschi, noi abbiamo ricevuto anche un grosso contributo di denaro per riavviare la ristrutturazione di quest'ala di Torazzetta, che era veramente, bisognava metterci mano, era un po' abbandonata, non era idonea alle normali esigenze di una struttura recettiva. Quindi adesso ve la mostriamo. Naturalmente il sindaco di Borgo Priolo dovrà tagliare il nastro. Siamo qua. Grazie. Pronti? Ecco fatto. Mi dice due parole prima di entrare, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti tutti qua a Torazzetta e qua a Borgo Priolo. Nell'immaginario collettivo, quando si taglia un nastro, quando ci sono sindaci sono sempre molto felici, contenti, ma mai come in questo caso lo sono, perché Borgo Priolo è sempre storicamente stato legato a questo luogo, a Torazzetta,
alle sorelle che per noi sono realmente nostre sorelle, perché hanno sempre aiutato tantissimo la popolazione di Borgo Priolo, in particolare i bambini che sono sempre, li hanno sempre seguiti con il catechismo, qua sono sempre venuti nei momenti di ritrovo, e per noi questo è importante. È importante anche ridare vita, cioè rivitalizzare questo luogo bellissimo, con l'auspicio che il progetto che poi successivamente verrà poi spiegato nei dettagli abbia il successo che merita, e soprattutto su un tema particolare quale la dispersione scolastica, che sappiamo tutti a livello nazionale è molto molto sentita, e mi auguro che il futuro sia radioso e fantastico. Grazie. Grazie a lei. Don Lino. Don Lino c'è? Grazie, ecco, adesso consiglior Ferrari benedice la nuova ala ristrutturata. Qui prima abitavano al pian terreno le sorelle, che vivevano, non dico in loculi, ma quasi, insomma, avevano rinunciato a tutto pur di dare al prossimo. Locali piccoli, naturalmente servizi comuni, avevano tanti tanti ospiti, però quando arrivavano non avevano il servizio in stanza. Recentemente ci ha fatto capire che bisognava fare qualcosa, e grazie alla provvidenza e a chi l'ha sostenuta l'abbiamo fatta. Se vogliono vedere, prego. Dove vuoi lei, Don Lino? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo dicendo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Tu che sei il pastore delle nostre anime, aiutaci a crescere fino alla piena maturità umana e cristiana, perché possiamo diventare luce del mondo e sale della terra. Ti preghiamo. Resta con noi, Signore. Tu che hai posto nella carità il segno di riconoscimento dei tuoi discepoli, fa che ciascuno di noi si apra ad una cordiale e concreta attenzione verso chi è nella sofferenza e nel bisogno. Ti preghiamo. Resta con noi, Signore. Tu che per la formazione integrale di ogni uomo richiedi la cooperazione del prossimo, fa che gli educatori, gli insegnanti, i giovani che frequenteranno questi luoghi si impegnino a promuovere la formazione integrale di ogni persona. Ti preghiamo. Resta con noi, Signore. Tu che ci dai la gioia di inaugurare questi nuovi locali al servizio del tuo popolo, fa che siano strumento provvidenziale di accoglienza e di servizio fraterno. Ti preghiamo. Resta con noi, Signore. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità. Benedici questi locali al servizio del tuo popolo, soprattutto dei giovani, e rendili punto di riferimento e di incontro. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questo luogo e vi rimanga sempre. Amen. Grazie, Don Lino. Grazie.